Anche quest'anno, nella sede dell'Associazione Michele Fazio, in via Zeuli, nel cuore del centro storico di Bari, festa popolare per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Un'occasione per stare insieme e ascoltare gli stornelli in vernacolo del gruppo folk barese Bari Incanto. Il presepe allestito dall'associazione barese intitolata Michele Fazio, vittima innocente della criminalità barese, quest'anno ha un significato particolare. Abbiamo dedicato a loro perché non solo che hanno sensibilizzato il cuore di tutta l'opinione pubblica, ma ha sensibilizzato il cuore di questa associazione. Io come familiare di vittime di mafia, solo io posso capire il dolore di queste famiglie. L'abbiamo dedicato a loro, ecco perché abbiamo messo sul presepe del velo bianco. Il velo bianco che rappresenta la sposa e il sogno che avevano Elisa e Sara e non l'hanno potuto realizzare. Io sto facendo una raccolta di firme che porterò la solidarietà ai genitori di Elisa e ai genitori di Sara da parte non solo di tutta la città di Bari, ma di tutti coloro che sono venuti qua a visitare il presepe.